Allora, per un paio d'anni ci siamo sentiti l'argomentazione che la Russia stava crollando, prima militarmente, poi economicamente, poi Putin stava morendo di non so quante malattie quando non aveva dei sosia che lo sostituivano nelle celebrazioni ufficiali. Adesso invece vediamo che il PIL della Russia aumenta del 3%, che la disoccupazione in Russia è al 3,2%, che l'export è al 30% del PIL e le importazioni al 22% del PIL. Abbiamo scoperto che il mondo non finisce nella nostra vecchia, cara, antica e illuminata Europa, ma esistono anche la Cina, l'India, la Turchia e guarda un po', la Russia ottiene questi dati economici proprio perché si è aperta a questo mondo. Quindi voi questa retorica, io sento molti commentatori editoriali che continuano, io non so se a cercare di convincere o ad autoconvincersi, che basta ancora un piccolo sforzo per far capitolare la Russia in Ucraina. Basta un attimo che riprendiamo i territori che i russi hanno invaso e tutto finisce, Putin torna a casa. Io capisco quest'opera di convincimento ed autoconvincimento, ma per fortuna o purtroppo non siamo più nelle epoche in cui le guerre ci venivano raccontate dai bollettini regi e tramite la propaganda ci raccontavano un mondo che non esisteva e quindi il popolo era costretto in qualche modo a credere alle narrazioni ufficiali. Adesso, purtroppo, per fortuna, siamo in un mondo in cui determinate notizie, determinati numeri ne veniamo a conoscenza e la Russia non è affatto sul punto di capitolare in Ucraina. A noi dispiace, ma purtroppo è così. E allora, quando io sento questi commentatori e sento che ogni volta che noi, da oramai 2 anni, appunto, diciamo abbiamo con forza dei tavoli di trattativa, voi dite, state dicendo agli ucraini di arrendersi. No, noi stiamo dicendo agli ucraini che possono ancora sopravvivere. Questo è il tema. E allora, Macron, che noi non solo non condividiamo, noi sono anche qui 2 anni che diciamo arriveremo a un punto in cui ci chiederete di inviare uomini, perché le armi si producono, si possono produrre continuamente, gli uomini ancora no. E quindi arriverà quel momento in cui si arriverà a chiedere uomini. Bene, noi abbiamo messo un impegno formale nella nostra risoluzione e speriamo che questo Parlamento lo voti, e senza riformulazioni di alcun tipo, però, in cui si esclude categoricamente l'invio di uomini, che si farà di tutto per non inviare uomini. Ma io ritengo che Macron, per quanto io non condivida e penso sia scellerata la sua idea, però un pregio Macron ce l'ha, che è il meno ipocrita di tutti quelli che hanno parlato qui dentro della resistenza ucraina, perché Macron non parla di guerra per procura. Qui ci state facendo da anni una guerra per procura sulla pelle degli ucraini. Se là c'è il male assoluto che vuole invadere il mondo e distruggere tutta Europa e arrivare fino in Portogallo, allora prendiamo e partiamo tutti insieme a difendere il fronte. Non stiamo qua a inviare armi e aspettare che gli ucraini muoiano al posto nostro. Quindi c'è meno ipocrisia nelle parole di Macron che nelle sue, Presidente Meloni. C'è sicuramente meno ipocrisia. E vi invitiamo, ripeto, a votarlo però quell'impegno, perché è troppo facile dire no, no, non lo faremo mai. Noi vorremmo un impegno qua solenne del Parlamento che dice che si adopererà per questo. E Putin, sorridere perché vedete qui si sta mettendo sul piano la guerra tra civiltà, la guerra tra il bene e il male, la guerra tra
le democrazie, le dittature, come ovviamente dobbiamo andare a combattere contro le dittature. Avete visto Putin? Si è fatto eleggere dall'87% delle persone. Che farsa! È una farsa, indubbiamente è una farsa quella giornata elettorale. Poi però, mentre si condanna la farsa del dittatore Putin, si va a dare 7,4 miliardi ad al-Sisi, che è stato eletto con l'87% dei voti a casa sua. E allora dove sta il confine tra bene e male, tra dittatore e dittatore? Noi siamo assolutamente consapevoli che quando si governa si deve parlare con tutti. È chiaro che si deve parlare con tutti, però allora non si dica di là c'è il male, dobbiamo combattere, attenzione che la democrazia è in pericolo perché lo vedete Putin che elezioni fa e di là invece andare a stringere mani. Non è così. Se si tengono delle categorie etiche quando si governa e le si usano come propaganda, lo si fa sempre, Presidente. Non lo si fa a seconda della nostra convenienza. Si usa l'etica come nostro valore e come nostro faro e si sta sempre dentro quel recinto. Questo bisogna fare, altrimenti si è come al solito in contraddizione. E lei dice, noi dobbiamo difenderci perché se no ci difendono gli americani. Quindi le due cose non stanno in piedi, cioè o ci facciamo difendere i nostri interessi dagli americani, però poi dopo ci dite che siamo succubi di Washington, o se no dobbiamo essere autonomi come europei per la difesa dei nostri interessi. Ha ragione, è vero, noi vogliamo una difesa comune europea, vogliamo che si metta a sistema tutte le spese che si fanno in Europa in termini di difesa e ci sia un coordinamento di spese in difesa per rendere l'Europa finalmente autonoma. Il problema è che qui non si fanno gli interessi dell'Europa. Dove stanno gli interessi dell'Europa in tutto quello che sta accadendo? Dove stanno gli interessi dell'Europa nel continuare questa guerra in Ucraina? Dove stanno gli interessi dell'Europa a Gaza? Dove? Nessuno sta difendendo l'interesse europeo, e questo è il punto. Non è il problema dello strumento, se lo difende la NATO o lo difende l'Unione Europea. Il problema è che nessuno lo sta facendo. Perché anche quando si parla di commissario della difesa europeo, benissimo, il problema è che qui a me sembra che si stia parlando di un commissario della guerra, non un commissario della difesa. E questo è il punto, che un conto è la difesa, un conto è la guerra, un conto è parlare sempre e solo di armamenti e di corsa al riarmo. E quindi dov'è l'interesse dell'Europa e dell'Italia, ad esempio a Gaza? Dov'è nel non condannare in maniera vera, forte, decisa, con le parole che merita, purtroppo, una carneficina da 30.000 persone che sta aumentando di giorno in giorno. Dove sono queste parole di condanna? Io sento che lei dice dobbiamo stare attenti perché lì può esserci un'escalation tragica. Ma più di 30.000 morti? Ma cos'è un'escalation? Cos'è un'escalation? Se non 30.000 morti e migliaia di bambini e persone in fila per degli aiuti alimentari fucilati, cos'è questa se non escalation? E cosa pensiamo che quelle persone crescano oggi con la voglia di pace nel mondo? Noi stiamo pensando che quelle persone che sono sopravvissute oggi e sopravviveranno domani a questa tragedia cresceranno con la voglia di avere due popoli e due stati? Ahimè, no. No, cresceranno con l'odio nei confronti di chi sta commettendo questo crimine. Ma io condanno Hamas e non si deve permettere di dire che c'è una traccia che si tradisce un antisemitismo a dire che il governo Netanyahu sta facendo un'azione criminale a Gaza. Non c'è nessuna traccia di antisemitismo ed è usare, anzi, l'argomentazione dell'antisemitismo in maniera strumentale, che è terrificante nei confronti di chi soffre sulla propria pelle il vero antisemitismo e che l'ha sofferto nel corso della storia, il vero antisemitismo. È un'offesa nei loro confronti. E intanto, appunto, sempre perché il nostro motto è continuare sempre negli armamenti e sempre in questa logica di guerra,
Noi intanto ci impegniamo e diciamo: destiniamo lo 0,25% del PIL all'Ucraina per 10 anni in armi. Questo abbiamo votato. Siamo convinti di andare verso questa direzione perché questo abbiamo votato. Allora, io poi quando sento parlare qui che ci attaccano perché ho sentito Concluda. parlare di campi larghi, campi stretti, di buttarla sulla politica di questa nostra aula, quando siamo vicini alla terza guerra mondiale. E non capire che siamo in un momento del genere e buttarla su queste robe e sulle polemichette provinciali del nostro salottino è una roba vergognosa. Noi siamo di fronte alla terza guerra mondiale e ci stiamo andando a schiantare. Se ce ne rendiamo conto bene, altrimenti quando apriamo gli occhi è già troppo tardi.